Ciao, ciao a tutti amici e amiche, eccoci qui per un nuovo video e vi faccio sentire la musichetta, eh sì, perché siamo alla vigilia naturalmente del weekend di Nations League, naturalmente, rush finale della Nations League, naturalmente, e siamo alla vigilia soprattutto di Spagna-Italia, naturalmente, per la quinta giornata del gruppo A4. Intanto vi dico anche l'arbitra scelta. Abbassiamo qua, intanto bellissima la sigla nella Nations League, ma meglio abbassarla. Allora è stata scelta la greca Eleni Antonio, coadiuvata dalle signore Georgia Così, Komisopoulou e Vassilia Tsikritari. La quarta ufficiale è la signora Andromacci Tissoflicchi. Ecco, questo ricordiamo che purtroppo non c'è IVA. Che dire? Naturalmente, intanto è una sfida che per noi purtroppo serve soprattutto per la salvezza, per confermare questo terzo posto, perché purtroppo i gol di Sembrant contro il Malmo purtroppo ci ha praticamente tagliato fuori dalla corsa alla Final Four, naturalmente alle Finals di Nations League. Però l'Italia è ancora in corsa, se, salvo miracoli, per una salvezza piena senza passare praticamente dal play out. E vi dico anche il perché, ragazzi. Vi dico anche il perché. Perché, come vedete, l'Italia è a 4 punti, ha praticamente messo a distanza la Svizzera, che ancora con tutte sconfitte, e siamo a 3 punti dalla Svezia. Cosa significa questo, naturalmente? Intanto, prima cosa, se riusciamo a rosicare un punto anche in Spagna, Svezia e Svizzera, naturalmente, non vincono, finisce in pareggio, veramente possiamo ancora, sicuramente abbiamo praticamente sicuro il terzo posto. Ecco, in caso invece di vittoria e magari anche sto punto la sconfitta della Svezia in Svizzera, e noi andremo a pari punti con la Svezia. Naturalmente, a questo punto, se succede questa eventualità, la Spagna, anche se perdesse contro di noi, ecco, sarebbe già alle finals, perché la Spagna gli manca un punto, naturalmente, per la sicurezza del primo posto, naturalmente, per vincere il girone e andare alle finals. Ecco, e altro risultato non sarebbe neanche male, se vogliamo dirlo, noi che vinciamo ancora con la Spagna e la Svezia pareggia, a questo punto la Svezia pareggia, saremo praticamente a 1 punto dalla Svezia. Naturalmente, a questo punto la Svizzera è praticamente fuori completamente dai giochi, e quindi naturalmente è sicura della retrocessione la squadra di Ikan Gries, anche naturalmente prima, in caso di vittoria, e in caso di vittoria dell'Italia, ragazzi, in Spagna. Insomma, e
E quindi naturalmente noi andando a 7 punti, loro a 8, a questo punto la Svezia è fuori dai giochi per quanto riguarda le finals, ma però deve giocarsela contro di noi per mantenere il secondo posto. Il secondo posto è comunque molto importante, perché intanto prima cosa dà la salvezza piena. Non fai i play-out naturalmente di febbraio, mentre le squadre prime in classifica della Lega A disputano naturalmente le finals per il trofeo della Nations League, e poi naturalmente hai una urna più benevola per l'European Qualifiers. European Qualifiers che, ricordo, partiranno in aprile naturalmente, e c'è questa, proprio questa novità, ragazzi, degli European di questa nuova versione naturalmente qualificazione europea, che sono gli European Qualifiers. Ecco, quindi ci sono tante combinazioni. Naturalmente, in caso di pareggio nostro in Spagna, pareggio naturalmente tra Svizzera e Svezia, a questo punto naturalmente rimane tutto uguale nel nostro girone. La Spagna comunque è sempre qualificata, questo è il discorso. Quindi naturalmente quello che possiamo dire naturalmente, noi se vogliamo dirla tutta, non è che possiamo fare tifo neanche per Svezia o Svizzera, perché ricordiamo, se la Svizzera vince, noi perdiamo in Spagna, loro vanno a meno uno, e sarebbe un bel sarebbe decisiva praticamente la partita di Parma. Ecco, questo è il punto della situazione naturalmente. Per quanto riguarda, ci sono tante comunque combinazioni naturalmente, questo bisogna dirlo. Cosa dire naturalmente delle nostre, intanto ricordo che Svizzera e Svezia vanno in campo alle 20, noi andiamo in campo alle 21:30. Cosa dire naturalmente del discorso della nostra nazionale? Della nostra nazionale, ecco, l'Italia sta bene di salute. Credo che Sun Chin punterà sul 4-3-3 ancora una volta, quindi non credo che cambierà più di tanto il sistema di gioco delle nostre in campo. Ecco, quindi naturalmente vedremo come cosa deciderà naturalmente. Abbiamo praticamente soltanto, ricordo, infortunate le due juventine, Barbara Bonanzea e Cristiana Girelli, naturalmente quindi non sono state naturalmente convocate, però abbiamo giocatrici veramente che possono far male, soprattutto naturalmente Giada Greggi, Griona veramente in forma smagliante, le giocatrici della Roma sono in forma smagliante, e questa Nations League per loro è anche, se vogliamo dire, anche veramente quasi come se fosse la Champions League, perché ragazzi, da una parte abbiamo un team campione del mondo, le campionesse del mondo, sappiamo tutto, formato soprattutto dal Barcellona, dall'altra parte noi che siamo formati dalla Roma. Ecco, e quindi è come se si affrontassero Barcellona e Roma, se vogliamo dirla tutta. Io spero naturalmente che ci sarà anche spazio per Giulia Dragoni, visto che naturalmente ha debuttato, ha pensato un po', 16 anni, ieri ha fatto anche il compleanno, facciamogli tanti auguri a Giulia, ha fatto 17 anni e praticamente ha battuto il record nel Blaugrana di Lionel Messi,
perché Messi aveva debuttato qualche mese più tardi rispetto naturalmente a Giulia Dragoni, quindi questo doveva essere una notizia. Solo il giorno ne ha parlato, devo dire la verità, e ne parla più di questa ragazza praticamente più in Spagna che non in Italia, ed è una cosa naturalmente vergognosa. È inutile che facciamo tante cose anche sul discorso dei femminicidi e compagnia. Qui viviamo in un sistema patriarcale dove la donna viene considerata solo una madre, una moglie, una madre soltanto per accudire i figli. Io sono andato in giro ieri e vi dico la verità, tutte madri giovani con piccoli. Quello mi faceva veramente, veramente vomitare, devo dirvi la verità. I padri nettamente assenti sul lavoro, sempre con la scusa noi lavoriamo, però dopo nell'intervallo dicono oscenità sulle donne, ma, o anche al bar naturalmente, ma questo è un altro discorso. Ecco, però naturalmente bisognerebbe parlarne naturalmente di Giulia Dragoni. E niente, vi lascio naturalmente adesso. Sentiamo le parole di Soncindo, poi guardiamo la nostra avversaria. Strato nell'ultimo round di poter con grande umiltà e spirito di squadra poter competere anche con le migliori al mondo, ovviamente rispettando il loro valore. Lavoreremo in questi giorni per cercare di andare a fare un'impresa, sapendo ovviamente che è molto complicata, ma non impossibile. Un gruppo molto motivato. È vero, ci sono delle assenze, ma ci sono altre ragazze che stanno dimostrando di meritare la convocazione. Sono state convocazioni queste difficili perché, indipendentemente dalle assenze, molte ragazze erano meritevoli di convocazioni per quello che stanno esprimendo con i club. Nel secondo raduno avevo detto, dopo la prima partita, che era il momento di non accontentarsi soltanto degli applausi. Le ragazze in Svezia hanno fatto una grande prestazione che ci ha lasciato comunque amarezza, ma un insegnamento che possiamo, per le qualità che abbiamo, gestire meglio le partite. E in questo raduno cercheremo proprio questo. Io guardo ancora in avanti, guardo ancora in alto, perché per quello che hanno espresso le ragazze hanno dimostrato di poter anche andare a fare un'impresa in Spagna, quindi non vedo perché non dobbiamo immaginarlo. Bene, queste sono le parole della Succin, che crede nell'impresa. Bisogna crederci perché naturalmente possiamo difenderci anche in maniera molto ordinata e possiamo colpirle in contropiede, possiamo anche un contropiede, un'azione sporca, un episodio, poter anche fare un colpo, perché sinceramente lo 0-1 potrebbe anche sarebbe veramente un risultato come vincere 4-0. Ragazzi, affrontiamo le campionesse del mondo, dobbiamo capire questo. Ecco, e prima naturalmente di chiudere andiamo a vedere come sta la Spagna. Intanto vediamo qua tantissimi selfie, ma ragazzi, loro naturalmente sono diventati, ma hanno mandato anche gli allenamenti praticamente in diretta. Pensate un po', qui lavoro in palestra della squadra di Tomé, quindi interviste. Intanto vi dico che Alessia Puntellas salterà naturalmente questa partita e naturalmente anche l'ultima contro la Svezia, proprio per un infortunio. Per dire la verità, sia lei che non mi ricordo più un'altra giocatrice della nazionale hanno rischiato 30.000 euro di multa proprio perché non volevano rispondere alla convocazione della nazionale.
E intanto ancora vediamo, eccole qua le convocate. Ecco, quindi, e quindi hanno rischiato moltissimo e quindi ha risposto lo stesso, ma si è visto che era infortunata. Barcellona naturalmente incazzato, giustamente, proprio perché per questa cosa, naturalmente, contro la Federazione Spagnola. Naturalmente adesso Puntelas è tornata naturalmente a Barcellona e sta svolgendo il recupero dall'infortunio, naturalmente in vista naturalmente del ritorno in campionato e dopo della Champions League. Ma andiamo a vedere comunque le convocate. Allora, Misa, Emmet e Catacol, che naturalmente è portiere titolare, difensore, Oane, Omna, Battle, Maria Alvarez, Laia Codina, Esmilan, Irene Paredes, Ivana Andres, Laia Alenandri, Olga, centrocampiste Maria Perez, Ter Abelera, Marte Ors, Aitana Bonmatí, Pallone d'Oro, Fiamma, Jenny Hermoso, e naturalmente qui c'era Alexia Puntelas che non ci sarà e mi pare non è stata neanche sostituita. Eva Navarro, Atena, Inma Gabarro, Esther Gonzalez, Paroelli, fresca campione, diciamo, del mondo con Gotham, perché la NWS, vabbè, Selma Paroalelo, Luisa Garcia e Mariona concludono praticamente il roster, le convocate in attacco. Bene. Ecco, questo è la queste sono le convocate della Spagna. Inutile dire che sicuramente loro partiranno naturalmente abbastanza con grandi ritmi e noi dovremo difenderci. Quello che ho detto è tutto. Allora, io vi ricordo l'appuntamento naturalmente domani alle 21.30, diretta su Rai 2, noi la seguiremo sul Grasse per Jalapas Bar, dal Pesaron di Pontevedra, dove l'Italia raggiungerà stasera naturalmente la Spagna. E domani il programma, stasera ci sarà anche la rifinitura e poi e naturalmente anche prima la la conferenza stampa istituzionale UEFA tra Sun Chin e una giocatrice. Domani naturalmente il programma vede il risveglio muscolare la mattina, poi l'incontro istituzionale tra le due delegazioni nel pranzo istituzionale UEFA, perché la magnata bisogna farla, e dopo naturalmente alle 21.30 dopo la partita in diretta, come ho detto, su Rai 2, e noi la seguiremo su Grasse per i Jalapas Bar. Bene, ho detto tutto. Che devo dirvi? Naturalmente domani presenteremo le altre gare di Nations League, perché ragazzi c'è da celebrare ormai la promozione di Malta. E commentate questo video, dite la vostra, e che cosa vi devo dire? Naturalmente noi siamo l'Italia, paura non ne abbiamo. Ciao a tutti e a tutte, e viva e forza azzurre!